L'importante però è che si faccia una volta per tutte. Non è ma non è possibile che ogni volta che c'è una tornata elettorale scoppia, c'è tutta questa polemica. Cioè, la gente è stanca di queste cose qua. Noi abbiamo il sacrosanto dovere. Vede, io sono convinto, cioè, che la prima questione morale è quella che un amministratore le deve fare le cose. È la prima questione morale, bisogna farle, perché se noi viviamo una situazione strana, andiamo a Roma a gridare che vogliamo soldi per mezzogiorno, eccetera, poi quelli che cosa debbono dire? Oh, ma ci dite che cosa volete, lì tenete progetti, tenete soldi, tenete tutti, e poi non la volete fare. Andiamo a Roma a dire che il mezzogiorno ha bisogno della fiscalità di vantaggio, che questo eccetera eccetera, che è un problema serio, e poi invece che cosa succede? Che abbiamo in Puglia la fiscalità di svantaggio, perché teniamo le tasse al massimo per la cattiva gestione della sanità, e teniamo l'IRAP, che è la tassa sul lavoro, cioè che è la tassa sulle aziende e quant'altro, sul sistema imprenditoriale, che ci penalizza di competitività. Oggi qualsiasi prodotto che viene fatto qui in Puglia non è competitivo, perché l'1% in più di IRAP fa la differenza sui mercati internazionali. E allora noi dobbiamo cercare di dare una svolta. Io sono sicuro che la nostra proposta darà una svolta alla Puglia, creerà una Puglia nuova. Noi dobbiamo girare pagina, dobbiamo trasformare questa nostra regione e farla diventare di nuovo leader del Mezzogiorno, farla diventare di nuovo punto di riferimento, perché i pugliesi, sia l'attuale sistema della popolazione, sia anche il futuro dei pugliesi, deve essere veramente all'altezza. I pugliesi meritano una Puglia diversa. I rapporti con il governo centrale, dottore Pagliese, i suoi avversari dicono che il governo centrale ha penalizzato il sud in generale e la Puglia in particolare, mentre lei parla di una omogeneità col governo, darebbe più opportunità di interventi. Guardi, il presidente uscente, l'unico problema che tiene la mattina quando comincia la sua giornata di polemizzare col governo nazionale. Polemizza e poi dopo è sempre assente all'interno della conferenza Stato-Regioni, è assente, per carità, non mi avventuro in valutazione degli altri candidati, perché hanno un deficit di conoscenza e un'approssimazione, un approccio nell'affrontare i problemi che fa spavento. Siamo in una situazione di catastrofe. Quindi lei pensa che un governo regionale in sintonia politica con quello nazionale possa dare più affidabilità? Ma non c'è dubbio. Gli altri presidenti di regione, anche di schieramento diverso, mi riferisco all'Emilia Romagna, mi riferisco alla Toscana, hanno rapporti normalissimi di correttezza istituzionale col governo e tengono tutto. Il presidente uscente fa solo polemiche, fa solo polemiche con tutti, dappertutto, e poi non segue niente. C'è un presidente che è sempre assente alle conferenze Stato-Regioni, che quando si fanno le riunioni del CIPE, che ci sono provvedimenti come la 275, si assentono, sempre. Dal maggio del 2006 la regione nostra non va mai nelle riunioni del CIPE, pur essendo convocata. Ora, davanti a una situazione del genere, un presidente che nel 2009 ha fatto il 30% dell'assenza della giunta, che non è venuto mai in consiglio, che se ne va in giro per l'Italia, che utilizza la presidenza della regione, la Puglia, come palcoscenico per i cavoli suoi, di natura politica. Noi non possiamo fare assolutamente errori di questo genere. Noi siamo per una Puglia seria, noi siamo per governare la Puglia, rappresentiamo veramente il governo del fare, il governo della concretezza, il governo del presente e del futuro della nostra regione. Per questo motivo io sono sicuro, faccio anche un appello agli elettori di riflettere. Riflettete su quello che è successo in questi 5 anni. Rifletteteci sul malgoverno di questi 5 anni. Ponete attenzione nello scegliere il voto, perché i due schieramenti che veramente si confrontano sono palese, con il centrodestra e vendola con il centrosinistra, la sinistra sempre più radicale e invadente rispetto a quella riformista. La scelta accadrà e sarà tra questi due, e io penso che ragionevolmente, per il bene della Puglia, invito tutti gli elettori a scegliere per il cambiamento, a scegliere per la Puglia del futuro, a scegliere per
dare forza e trasformare e girare pagina Palese e il centrodestra. Beh, con questo appello io credo che sia il caso di chiudere questo incontro. Grazie. L'ultimo con il candidato Rocco Palese di questa campagna elettorale, e naturalmente l'attività, l'impegno continua, perché ancora abbiamo alcune ore per cercare di convincere chi è ancora indeciso. Sono tanti, ci dicono, ancora indecisi, e soprattutto... Ma io mi rivolgo soprattutto agli indecisi. Diciamo soprattutto andare a votare. E raccomandandovi di andare a votare, perché ci sono, saranno gli altri a scegliere per loro. E di fare grande attenzione, perché c'è in gioco la Puglia, i pugliesi, sono in gioco loro stessi. È in gioco il presente e il futuro della nostra regione, della nostra popolazione. Come dire, meditate, gente. Grazie. Sono sicuro che lo faranno a favore di Rocco Palese. Grazie a Rocco Palese, candidato alla presidenza della Regione Puglia con il centrodestra. Grazie a lui per la sua disponibilità. Colgo l'occasione a conversare con i nostri ai radioascoltatori di fargli tanti tanti auguri, soprattutto di buona salute. Grazie, ricambiamo naturalmente gli auguri, alla prossima. Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore